Chi si avvicina di più al prezzo totale che vi mostrerò a fine video, lo seguo su Instagram. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il settimo giorno, sì, mi pare, non mi ricordo quale. Comunque il penultimo, perché domani si torna in Italia. E quindi abbiamo deciso di andare a vedere le ultime cose che ci mancavano. In realtà ci mancano tantissime cose da vedere. E quindi guardate dove siamo. Non si vede. Ed eccoci qua sul famosissimo ponte di Brooklyn, che avremmo voluto ieri attraversare in macchina. Vabbè, però avete visto che spettacolo di video. Se non avete ancora visto il video di ieri, ragazzi, andatelo a vedere perché era eccezionale. E intanto beccatevi sto video. Siamo qua in un posto molto molto importante per gli Stati Uniti, ovvero dove c'erano le torri gemelle, la poi lo faccio vedere bene, dove praticamente hanno deciso di lasciare questo spazio, ma poi intorno hanno costruito tutte queste strutture qua, una specie di centro commerciale, un osservatorio. E ho più o meno chiesto in giro, ho cercato di informarmi su cosa sa, logicamente cos'è. E significa sostanzialmente che anche se noi abbattiamo il vecchio, sono in grado di rialzarsi. Quindi hanno ricostruito un trail center assurdo, una cosa spettacolare. E qui c'è purtroppo la zona un po' più commovente, diciamo, quella specie di fontana che hanno fatto dove risiedevano prima le torri gemelle. O meno, qui era quella, la prima torre che è caduta. Ecco dove vi sto portando questa sera, nel ristorante più famoso di New York e probabilmente il ristorante più famoso del mondo, ovvero da Salt Bae, ovvero quel tizio che fa così con la carne, per dirla tutta. Voglio provare questa carne, tutti ne parlano, tutti dicono che sia eccezionale, tutti dicono che è la migliore carne del mondo e oggi lo scoprirete con me. Mi raccomando ragazzi, lasciate 1000 like per supportarmi, perché a 1000 like vi faccio uscire una cosa spettacolare qua dentro che voi non avete mai visto, unica e esclusiva italiana. Mi raccomando, un commento qua sotto se la volete provare, cosa ne pensate di questa carne, un po' fatemi sapere. E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, è molto molto importante. Are you recording now? Hello, welcome to Swiss Steakhouse. My name is Awesome. I'll be taking care of you, the best steakhouse in the world, not only New York. Now I will explain our Swiss Steakhouse concept for you very quick. We do family sharing concept in the Swiss Steakhouse. Swiss Steakhouse, we don't bring individual steaks same time. Steaks come one by one to the middle. We are going to bring your first steak. We will slice it for you, everybody will share that steak, you will enjoy, you will finish, then I'll bring the second steak. You're gonna finish the second, I'll bring the third steak. I don't know how many steaks you will order, but the main point, we have different type of steaks. Ribeye cut, sirloin cut, tenderloin cut, lamb chops, ribs. Never order the same cut. Try different cuts, steak, different cuts, steak, different tests, different flavors. And better than Swiss Steakhouse experience for you. We have signature starter steaks. Those are very thinly sliced steaks. Spaghetti locum and shashlik. I highly recommend for first visitors. Spaghetti is not Italian pasta. Steak as well. Locum. Locum means in Turkish, Turkish delight. Very soft tenderloin cut steak. Melting on the mouth. My favorite starter steak. The shashlik. Shashlik also tenderloin. But marinated with onion, soy milk, black pepper. And this one. It's their Salt Bae favorite starter steak. And right hand side, those are the cuttable steaks. They will approach to your table, they will slice your steak at the table and they're gonna do the Salt Bae show. Now the tomahawk, those two steaks, the most popular steak, the best Australian Wagyu. Tomahawk bone-in ribeye.
If you like marble steak, then tomahawk. If you like the fillet, then nothing more. We have also high quality Wagyu Dukobi gold steak. Gold steak, 3 months perfect dry age, and steak covered with edible 24 karat gold, and come with the dry ice show. Istanbul steak, and also Wagyu. We have the dessert, dessert is filet mignon. The autumn steak, born and revived, Dallas steak. The short ribs, cooking process take like 7-8 hours. Steak, I highly recommend it. The Nusret special, we have only one steak which we cook at the table. That's the Nusret special. Now, my recommendation for you, the Lokile, our starter steak, then the Istanbul steak. At the end, I highly recommend the tomahawk. Tomahawk, the best Australian Wagyu. It's a perfect concept order for this restaurant. One order, enough to share for three. The sushi, meat sushi. I don't eat sushi at all, but this is a typical Turkish style sushi, steak sushi. We created that sushi. We cook steak first. If you eat sushi, this one, number one. Time, all right? Okay, thank you Take so your much. Time whenever you're ready, let me know. Ragazzi, è appena arrivato il cameriere qua per spiegarci le carni. Tutto ultra mega pregiato. Sembra di veramente di essere nel lusso più totale. Io un po' poveraccio, ma va bene, lo sapete come sono. Ho già le idee chiare. Devo fare la pazzia, ma se la faccio bene questa sera la pazzia. Quindi, secondo voi cosa sto ordinando? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Secondo me è la carne più buona del mondo. Almeno l'ha detto lui che è la più buona del mondo. Vediamo. For me, one. Dopo? Yeah. No, pure no. In pratica ho deciso la carne da ordinare, che non mi ricordo come si chiama. Qual è la carne che abbiamo ordinato? Abbiamo preso l'okum, che è un taglio di wagyu. Di wagyu, quella buonissima giapponese, cinese, ultramassaggiata così, spettacolare. Ok. E poi quella classica. A fettine, poi la facciamo vedere. E poi Salt Bay Tombow. Che è quella famosissima che tutti vedete su Instagram. E tra poco vedrete. Sul mio canale. Dove vi porto? Ma dove lo trovate uno youtuber del genere? Manco Giovanni per le nostre cose. Thank you so much. Buono. Proviamo il filetto di carne Wagyu o Wagyu. Ragazzi, probabilmente, e non lo dico perché costa un pochino, è una delle carni più tenere che io abbia mangiato, ma è una delle più buone. Thank you so much. Enjoy. Thank you. Thank you. Adesso ragazzi andiamo a provare la carne più famosa di tutto questo locale, ovvero la Tom Hawk, come si chiama lei. Adesso la mia aiutante Silvia me la farà provare. Ragazzi, è veramente buonissima questa carne. È molto fattosa, però va bene lo stesso. Ha un sapore che non so come descriverlo. C'è sale che ti dà molto risalto. Io non sono un critico gastronomico, vabbè. Però vi posso dire che è fenomenale. Costa un pochino, però ne vale proprio la pena perché è da provare. Veramente eccezionale. Poi mo la mangio un pochettino, che sennò si raffredda, e poi vi do il parere finale alla fine. Ho appena finito di mangiare questa carne spettacolare, una delle carni ultra mega buone che abbia mai mangiato. Costa tipo $280, ma sono i $280 meglio spesi della mia vita, perché è una carne veramente eccezionale. Scusate il casino qua perché molto delittivo, come al solito mio casino, mi faccio sempre distinguere, ma va bene lo stesso. Vuoi dire qualcosa sulla nostra carne? Non c'è nulla da dire. Voto 10, veramente. C'è 11? No, però 10 lode ce l'abbiamo. Allora 10 lode. Doppia lode. Spettacolare. Se avete la possibilità di venire a New York, siete a New York,
e provare questa carne, fidatevi che ne vale la pena. Io non so descrivere il gusto di questa carne perché ovviamente sapete non sono un degustatore, ma sapete quando la carne è saporita, sentite proprio il sapore della carne, ecco. Ah, poi una marinatura eccezionale che non vi dico. In generale però vi posso dare un consiglio, è veramente molto molto grande come carne, non ho idea di quanto pesi, ma sarà almeno 400 grammi, togliendo l'osso. Quindi secondo me è una carne che si può mangiare tranquillamente in due, e se siete un uomo fate bella figura portando la vostra ragazza qua. Non dico cosa fa, però vabbè, avete capito tutto. A parte gli scherzi, che io sapete sono un burlone, veramente eccezionale. Però ne parleremo appena usciamo dal locale, perché voglio sfinirla di fare casino. Hello Italia, hello Jesso friends, love you from the New York. How to come is the best guy, is the number one, just follow him. Ciao ragazzi, ho appena finito la cena. Prima di tutto ho qua lo scontrino. Sparate quanto speso. In realtà ve l'ho un po' spoilerato, però facciamo una cosa particolare. Chi si avvicina di più al prezzo totale che vi mostrerò a fine video, lo seguo su Instagram, quindi lasciatemi il vostro nickname nei commenti e scrivete il prezzo totale che secondo voi io ho speso questa sera. Ma adesso voglio dare due piccole considerazioni. Il locale è veramente fighissimo, atmosfera top, qualità, eccellenza, ti vengono a servire, ti fanno l'introduzione iniziale, avete visto il signore, il tizio là che fa, vi spiega un po' tutti i tipi di carne, come funziona il locale, poi ti versano l'acqua, ti versano il vino, proprio servito e riverito, e direi grazie pure cavolo con quello che ho speso questa sera, il minimo sindacale voglio dire, però sicuramente spettacolare, c'è un ambiente che ti fa sentire nel lusso più totale di essere ricco per una sera, perché ovviamente non lo sono. Poi andiamo alla questione carne. Come avete potuto vedere, oltre alla figo che mettono il sale in quel modo, la carne è spaziale. Commensali che erano con me, i miei amici, hanno detto che era la migliore carne della loro vita, e lo stesso è per me. E fidatevi che ho mangiato carne di tutti i tipi. A Roma ho provato nelle migliori steakhouse di Roma e nessuno si avvicina alla pregiatezza di questo tipo di carne, che è spettacolare, è qualcosa di mai visto, cucinata proprio perfetta, secondo me la cottura proprio perfetta, ultra mega eccezionale, che io vi consiglio una volta nella vita, se siete a New York, di passare qua. Prima di farvi vedere il conto, lasciate un bel like ragazzi, perché a 1000 like vi faccio vedere una cosa assolutamente esclusiva di questo locale. Siete pronti? Avete commentato ragazzi? Oh, ho speso 487 dollari più il 20, perché siamo poveri, abbiamo messo il 20, il 18% di tasse, quindi oltre 570 euro, anzi dollari, ma convertiti in euro sono 550-560 euro per una cena, per due pezzi di carne, acqua e cose varie. Il costo è ovviamente eccessivo, ma chi viene in questo posto sa che paga tanto, perché è un posto d'elite, un posto d'eccellenza trattato in un buon modo, quindi non sto a sindacare il costo, cioè è normale. Però la carne non dico che li vale tutti, perché non può valere 270 euro un pezzo di carne, ma sicuramente era buonissima. L'ho detto 100.000 volte, ma per la verità era eccezionale. Io vi ringrazio per essere stati qua con me in questo video, spero che vi sia piaciuto ragazzi, è un contenuto unico su YouTube Italia, penso, probabilmente, non lo so, ci tenevo a portarlo per chi ci voleva andare a provare, e soprattutto rendervi partecipi di questa mia esperienza. Io vi ringrazio per essere stati fin qua, come al solito vi invito a supportarmi e sostenermi condividendo questo video tra i vostri amici, su Instagram dove preferite, un bel like, ve l'ho detto a 1000 like, commento qua sotto, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, mi raccomando attivate anche la campanella. Io ringrazio i miei amici Stefano che dietro la videocamera mi sta riprendendo, Silvia che è stata la mia traduttrice in questi giorni di vacanza, e vi ringrazio di essere qui qua. Ciao ragazzi!